le novelle più significative del Decameron che i ragazzi raccontano vi è quella di Ser Ciappelletto, che viene narrata da Panfilo il primo giorno dei dieci del Decameron. Nella novella di Ser Ciappelletto, Boccaccio coglie l'occasione per mettere in evidenza l'ipocrisia della Chiesa del suo tempo e il culto dei falsi santi. Ser Ciappelletto è infatti un notaio che ha commesso molti peccati durante la sua vita e si reca in Francia per motivi di lavoro. Ospite di due fiorentini, Ser Ciappelletto si ammala e muore, ma prima di morire si fa confessare da un frate, omettendo tutti i peccati, e oltretutto l'uomo confessa al frate di aver vissuto una vita pia, escludendo giusto un paio di peccati irrilevanti. Dopo la morte di Ser Ciappelletto, il frate diffonderà la notizia di un uomo pio e senza peccati, Ser Ciappelletto.